Forse ci siamo per la grande rivelazione. Ah ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. È vero che ultimamente non si fa altro che parlare delle nuove console, ma naturalmente si parla anche dei nuovi giochi che potrebbero uscire. Ed è normale che uno dei giochi più attesi, che si stia cercando di aspettare da tantissimo, è proprio per ciò che riguarda il nuovo gioco di Batman. Naturalmente qua se lo invito qua sempre in su, un bel commento, un bel mi piace. Vi avevo già dato alcune informazioni. Non ci sono, ve lo dico già da adesso, notizie ufficiali, ma secondo me ci siamo. Per quale motivo? Vi spiego naturalmente una piccola cosa, se no praticamente le notizie potrebbero essere infondate, ma secondo me non lo sono. La nota Insider Sabi ha svelato il titolo del prossimo gioco di Batman e inoltre naturalmente ha svelato anche il gioco come sarà. Per chi non conoscesse questa nota Insider, vi dico già in anticipo che non è una che racconta frottole. In che senso? È stata naturalmente anche denunciata dalla Nintendo per aver rivelato su Twitter delle notizie commerciali nascoste, quindi vuol dire che qualcosa la sapeva. Inoltre poi durante l'E3 2019 ha rivelato tantissimi giochi per ciò che riguarda Bethesda, ha anticipato Fallout 76, ha anticipato anche la battaglia royale di Fallout 76, quindi secondo me ha l'impasta, cioè le mani in pasta dappertutto e ha delle buone fonti, per cui credo che ci possiamo sicuramente credere, non è che ci darà delle notizie false. Allora, partiamo innanzitutto con la prima notizia, quella più importante. Il titolo dovrebbe essere Batman Arkham Legacy. Non so se a voi interessa, cioè intriga questo titolo. È normale che un Origins all'orecchio sembra più gradevole, però Legacy credo che rifletta il fatto che, come già naturalmente anticipato anche Insider, che non avremo la possibilità solamente di utilizzare Batman, ma anche tutta una serie di componenti della famiglia di Batman. Ora, dal mio punto di vista, vi dico una cosa, non è che mi interessi tanto utilizzare anche altri personaggi. Spero sinceramente che la storia sia gradevole e che soprattutto la storia mi prenda, ma soprattutto che il comparto di combattimento sia uguale ai precedenti, perché quel tipo di combattimento a me personalmente piaceva tantissimo. Per molti era, diciamoci la verità, complicato, infatti parecchie persone mi avevano detto che era complicato riuscire a utilizzare tutta una serie di gadget e combattere saltando, era complicato, però ho sempre detto che se ci giocavate tanto poi ci si prendeva facilmente la mano. Inoltre poi a breve ci sarà l'anniversario di Origins, infatti si vocifera che il prossimo titolo di Batman, lo chiamiamo Legacy, potrebbe essere annunciato proprio in maniera imminente, il 25 di ottobre, proprio in onore dell'anniversario. Per cui diciamo che potremmo anche non aspettare tanto per l'uscita di questo nuovo gioco. Tra l'altro poi non sappiamo se avremo la possibilità poi di godercelo subito, nel senso che potrebbe uscire già nel 2020 o magari per le nuove console PS5 e Xbox Scarlett, naturalmente anche per PC, anche se credo che sicuramente poi faranno le uscite anche per PS4 e Xbox One. Anche se non so se potrebbero farlo uscire anche per Twitch, ma io penso di sì, visto che con The Witcher 3 hanno fatto qualcosa di sensazionale, quindi secondo me potrebbero far uscire anche qualcosa per ciò che riguarda la Switch. Vi ricordo che sicuramente questo gioco sarà realizzato dai creatori di Batman Arkham Origins, ossia Warner Bros. Montreal Games, e speriamo che questo titolo arrivi al più presto. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate e naturalmente qua se vi invito qua sempre su un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye!